Piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana di Firenze. È stato prorogato fino al 20 novembre il termine per la presentazione delle osservazioni al piano. Si tratta del documento strategico che ha lo scopo di orientare le politiche di mobilità cittadine per i prossimi 10 anni. Introdotto a livello comunitario con l'obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di piano capace di affrontare le sfide e i problemi connessi al trasporto nelle aree urbane in maniera più sostenibile e integrata, quello dedicato all'area metropolitana fiorentina è orientato al miglioramento della mobilità complessiva, dai sistemi ferroviari, metro e tram, a quello ciclopedonale, passando per quello pubblico e la sicurezza sulle strade, con uno sguardo importante alla promozione dell'uso dei mezzi a basso impatto inquinante. Qualche numero che si trova nel PUMS: ogni giorno sulla rete stradale della città metropolitana fiorentina vengono effettuati circa 2.900.000 spostamenti elementari in auto privata che hanno origini e o destinazioni interne ad essa, con una media di circa 4-5 spostamenti al giorno per autovettura. Nella sola ora di punta del mattino le percorrenze sviluppate dalle auto ammontano a 1.600.000 km. La componente intracomunale dell'utilizzo dell'auto privata rappresenta il 58% della mobilità su auto privata della città metropolitana. Il Comune di Firenze presenta il massimo valore assoluto con 540.000 spostamenti, mentre si posiziona al 25° posto tra i comuni della città metropolitana se si considera il numero di spostamenti per abitante. Tutti i documenti relativi al piano urbano della mobilità sostenibile su cittametropolitana.fi.it.